Un saluto a tutti da parte di Piero Gibardo e benvenuti a questo match di campionato che vi racconterò col commento tecnico di Stefano Nava. Eccomi qua Pier, prontissimo come sempre, le due squadre sono già in campo e attendono solo il fischio del direttore di gara. Ancora pochi istanti e si parte! Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Partono con due... Prova a andare! Pallone che finisce non troppo lontano sopra la traversa. Ha provato a piazzarla, furbescamente. Ha esagerato un po' con la potenza. Apprezzabile comunque il tentativo. Ci sono metri a disposizione. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Match appena iniziato e già il cartellino. Iniziamo davvero male. Ha spazio per andare. Occhio alle sovrapposizioni. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Il difensore è un muro su questo tiro. La toccata per ultima è il difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Battuto male questo corner. Occhio al suo movimento. Buono l'appoggio. Giro palla infinito, ipnotico per far muovere la difesa. Cerca il traversone. Hanno liberato al tiro l'attaccante dopo una serie incredibile di passaggi e non ha tremato di fronte al portiere. I difensori hanno giocato alle belle statuine qui, anche se era difficile onestamente fare meglio. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. L'attaccante ha trovato la deviazione vincente, ha sfruttato al meglio il traversone davvero col contagiri. Eh sì Pieri, il merito per questa rete va diviso a metà tra l'autore del cross e il marcatore. Perdono il possesso del pallone. Guadagna metri verso l'area. Palla fuori, sarà corner. Cross verso il centro dell'area. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Mendy. C'è spazio per andare. Provano con il pressing. Decidono di farsi attaccare, lasciano il controllo agli avversari. L'intenzione è quella di avere poi degli spazi in contropiede. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Mendy. Ottimo l'intercetto del pallone. Si avvicina all'area. Occhio che guadagna metri. Occhio al traversone. Abdi. I compagni si fanno vedere. Occhio al cross. Intervento comodo della difesa. Diop. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. Palla recuperata in posizione interessante qui. Guadagna metri. Gran tiro. Tiro il respinto. Pallone che finisce in angolo. Palla verso il centro della... Con i pugni, allontana. Potrebbe andare al cross. Il tocco dentro. Esce e recupera il pallone.
hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia, potrebbe crossare. Il portiere con la punta delle dita l'ha alzata sopra la traversa. Occhio al pallone in mezzo, attenzione perché c'è una nuova possibilità. Ali Abdi. Varagna metri, punta la porta. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ecco il tiro. Palla in out, sarà corner. Corner battuto in mezzo. Si chiudono così i primi 45 minuti. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Occhio, cerca l'area di rigore. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. Mendy. Si fanno vedere i compagni. Prova a calciare. Para senza nessun problema qui il portiere. Intercettano bene il pallone. Si continua. C'è il vantaggio. Arriva la segnalazione. Sarà calcio di punizione. Per lui oggi è il debutto assoluto con questa maglia. Stefano, come se l'è cavata secondo te nel primo tempo? Primo tempo, prova, in porta. Manca il bersaglio, poteva essere l'occasione per migliorare il proprio score personale. Avrà modo di rifarsi se continua a giocare così. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Si avvicina all'area. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Attenzione, tutto solo. Non la blocca. Secondo quanto riportato dai siti online specializzati sul giocatore, ci sono i fari puntati di diverse squadre. La società si starà fregando le mani pensando a quanto potrebbe incassare da una sua possibile cessione, ammesso che decida di farlo partire. Cerca la porta, si dispera giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre, disperarsi è inutile. Pier, il tecnico opta per il cambio e per la gestione del vantaggio. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Punta l'area. Gran palla questa. Intervento decisivo. Perde palla.
Bel passaggio. Diop. Chiude bene il triangolo. Ci sono metri a disposizione. Ottimo il dive vai. Ottima lettura, recuperano il pallone. Di testa per il compagno. Occhio al suo movimento. Ricorrono al tiki-taka, scambi stretti e veloci per far uscire il tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Mendy. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. 600 secondi da giocare ancora. Con il passare dei minuti diminuiscono le speranze per la formazione di casa di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano ad incitare la squadra, credono ancora nella rimonta. Vedremo se riusciranno a contagiare anche i giocatori. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova ad andare. Palla ribattuta, ma non è finita. Mendy. C'è spazio per andare. C'è il tocco prudente sul portiere. Ancora 2 minuti da giocare. Attenzione, occasione. Intervento pulito. Arriva l'intervento del direttore di gara. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Recupera palla intercettando bene il pallone. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Thank you.